tratta di un'iniziativa che è arrivata ormai alla terza stagione. Le prime due stagioni hanno dato risultati ottimi a nostro parere. Per una stagione solo è stata utilizzata questa linea di bus transfrontaliera da 20.000 persone. Questo chiaramente porta dei vantaggi grossi sia a livello turistico sia a livello economico, ma anche per la popolazione locale. Lo stimolo a utilizzare questo trasporto pubblico ha fatto sì che anche il trasporto privato in questi ambiti di passi dolomitici elevati si sia diminuito, quindi questa iniziativa ha dato anche un grosso contributo a livello di inquinamento acustico e dell'aria. Quindi vantaggio per l'economia e vantaggio anche per l'ambiente.